Allora, adesso questa persona dietro le quinte ci lancerà, come se stesse alla radio, perché da lì viene, ci lancerà la canzone. Sentite voi la voce, cercate di capire o se vi la riconoscete o secondo voi più o meno quanti anni può avere, se vi piace questa voce. Vai Silvia. Amici ascoltatori, stiamo per ascoltare Alba Chiara, una delle canzoni più amate di sempre di Vasco Rossi, e diventa ufficialmente un simbolo nazionale, lo sapete? La Zecca di Stato ha deciso infatti di coniare una moneta in argento in omaggio ad Alba Chiara. Sul dritto rappresentato un disco in vinile che riporta al centro il testo della canzone, e sul rovescio invece in primo piano una giovane ragazza ritratta con in mano dei libri mentre mangia una mela. Vai Vasco, ecco Vasco. Per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole, sei chiara come l'alba, sei fresca come l'aria, diventi rossa se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei assorta, i tuoi problemi, dei tuoi pensieri, ti vesti svogliata. La canteremo tutta, ma l'avete sentita quella voce? Secondo Guillermo, secondo te, no? Che voce è, che personalità è, che età è quella persona che l'ha presentata? Beh, più o meno. Non è una ragazzina. Ma non è una ragazzina. 40. 70. No, una sessantina buona. 45-50. Prego Mauro, dici una tutto. Una sessantina buona, no? Cos'è? Una sessantina buona. Buona cosa vuol dire? Buona, bella. 60 rotti. 60 rotti. Allora, è una gran bella voce fresca. Non solo fresca, la voce non invecchia. O meglio, ci sono voci, le dimostrano grandi professionisti del teatro, della musica. Penso a Mina, penso a Orietta Berti, penso a Ornella Vanoni. La voce non invecchia, o meglio, alla radio men che meno si può, come dire, camuffare la propria identità. Sì. No? Questa signorina ha avuto un problema recente, che poi spiegherà a Marco, lavorando alla radio, ed essendo anche parte della storia della televisione, visto che festeggiamo 70 anni della TV, era una delle componenti di un gruppo formato da Renzo Arbore, Quelli della Notte, c'era la famosa canzone Quelli della Notte, ma la notte no. Quindi accogliamola con un grosso applauso squillante come la sua voce, Silvia Annichiarico! Eccola! Ciao Silvia! Rito? Grazie. Una settantina, eh? Una settantina. No, hanno detto 40, 45. Silvia, sì? Che effetto ti fa tornare qui? Perché da queste parti qualche ricordo ce l'hai, eh? Sì, ha fatto anche Quelli della Notte e Doc, quel programma di Renzo, bellissimo, con tanti musicisti meravigliosi, tra l'altro. Sì. Allora, per entrare nel ci clima, ce la ricantiamo? No, ma la notte no! Vai! Ma la notte, vai! Ogni giorno la vita è una grande corrida. Ma la notte no! Ogni giorno una lotta, chi sta sopra e chi sotto. Ti tormenti così! Grazie. Giorno, mi fai dir sempre sì. È successo Silvia? Ma mi è successo che dopo... Da tanti anni ti ascoltiamo la notte alla radio. Sì, la notte alla radio, ma anche di giorno. Però ultimamente ero in una fascia
molto notturna, che era dalle 3 alle 6 di mattina, e intrattenevo tutti gli ascoltatori, esatto. Poi alla fine non sapevo che succedesse una cosa del genere, nel senso che mi hanno lasciata da parte, e devo ringraziare Carlo Verdelli di oggi e anche Dandolo, perché hanno Alberto fatto Dandolo, Alberto che Verdelli, ha fatto sì. questo casinaccio e mi si è praticamente buttato addosso come se fossi in un tritacarne. Ecco, è tutto d'improvviso, quello capita, insomma, una volta nella vita, cosa dire, la marmotta, la vecchia marmotta cosa fa? Esce, cosa fa la vecchia marmotta? Esce per Esce. Vedere se è finito l'inverno, ecco, io voglio uscire dal buco. Sì, oh. sì. Guarda, siamo tutti contenti. Ha fatto tutto giro, sa che Tiberio d'Imperi ha scritto delle cose molto sì, bene. Sì, 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 vabbè, vabbè. Cioè, veramente ci manchi. Ma non mi sono manco accorta io di mancare così. Cioè, beh, gli ascoltatori di notte erano molto solerti, molto affezionati a tutto, perché siamo stati come un telefono amico, perché mi volevi sì, la dire... la notte è così. La notte è veramente... Poi mi dici... Però ti hanno detto che eri troppo vecchia. Sei vecchia, anche a Renzo Arbore hanno detto, sai, l'età passa. Dico, ma noi siamo veramente... Io credo di essere immortale, intanto. Gli artisti non hanno età. Un bel ritratto di Dorian Gray in soffitta. E non mi pugnalare il ritratto, sennò cade tutto. Però, insomma, uno cerca diciamo di sopravvivere, di cautelarsi, di insomma, io il tutto per tutto, la va o la spacca. Io, grazie appunto a oggi, a Dandolo, a chi vuoi, e son chi. No, sei qui. Il miglior offerente. E vogliamo dire a tutti, specialmente nella radio, che non solo nella radio però, la televisione, che è una grande occasione che Silvia sia libera in questo momento. Meno male, sentite grazie. Renzo Arbore, ah, Renzo sì. Arbore. Mi raccomando. Messaggio per te. Sì. sì. A, E, I, O, U, 1, 2, 1, 2, la voce è uguale, insomma più o meno è quella, un po' raffreddata, perché la voce non invecchia, invecchia tutto il resto, ma la voce non invecchia, e non invecchia la voce neanche nel caso di Silviotta Nicchiarico, di Silvia Nicchiarico, che è una brevissima animatrice, informatissima, mio corrispondente da anni, da Milano, mi racconta tutte le vicende dell'attualità della Lombardia, ma di tutta Italia, perché è sempre informata e vispa. Quindi la voce di Silvia non è invecchiata, mi piacerebbe che lavorasse in radio, che continuasse a lavorare in radio, perché è una bravissima corrispondente. Ok, a tutti tanti auguri e ci vediamo noi in TV, casomai con Silvia. No! Ma chi hai pagato? No, no, me lo deve Renzo me lo deve, perché io ho fatto per lui per anni la pusher di diciamo nervetti con le cipolle, siccome a lui gli piacevano tanto i nervetti e i shigul di Milano, allora io andavo avanti e indietro ai tempi dell'altra domenica, che invece delle pizze dei filmati ci infilavo sotto le cipolle con i nervetti, quindi me lo deve, così, me lo deve, e me non lo so deve. Che cosa, se ti deve qualcosa anche lei, ma Marisa Laurito Marisa? È voluta anche lei dire Marisa? Forza Silvia, sentite. Marisa cara Silviotta, sei fortissima! Ma Silvia Nicchiarico è una grande cantante, quindi voce bellissima, quando faceva l'acuto in Quelli la notte era meravigliosa, è un'attrice, ha lavorato in cinema, conduttrice radiofonica, quindi ha una voce meravigliosa, ancora oggi, anche la mia, vedete com'è squillante, eppure anch'io ho una certa età, ma gli artisti non invecchiano mai, mai, siamo eterni, non c'è niente da fare. Io penso di avere 28 anni, ma anche Silvia ne ha 28 sì, sicuramente, e non lo dice. Ciao, grazie Maria, beh, la sento carina. Spesso, sì, sì. Lei poi è poliedrica, fa proprio tutto. Lei ha 7 vite. A teatro lì a Napoli, tutto. Arbore adesso c'è, appresso alla musica, appresso premiata musica. Bottega di antiquariato musicale. Bravo. Ogni giovedì in seconda serata su Rai 2. Dove molta gente vede sempre la sottoscritta, perché è un ritorno, cioè sono 45-50 anni che da speciale per voi che io conosco Renzo Arbore, e avevo un... Avevo nel 69 sì. E adesso ne ho un'altra e continua tutto il mio escursus. Tra l'altro ho scritto questo libretto. Ah, ma la notte sì. Sì, ma la Mauro. Notte sì. Vuoi darlo? Sì. No, è Mauro che ha fatto il titolo, Mauro Coruzzi. Ah, uno suggerimento. È un suggerimento. Ma la notte sì. È uno spaccato. Ma la notte sì, che cosa? Che succede? Tu hai raccontato.
sì, hai raccontato la notte in questi anni. La notte con tutti i personaggi. Che succede di notte? La notte La notte è magica. Allora, i personaggi nel libro sono di notte, di giorno, ovunque, ogni fascia oraria. Ecco, però di notte appunto c'è, non so, fai conto, le peripatetiche, che sono le passeggiatrici, ci telefonavano, ciao, come stai? Bene, grazie. Anche, sai, insomma, anche il trans. Poi tutti i pianificatori d'Italia, tutti i pianificatori. Gli artisti, specialmente quando tornano dalle... Cioè, Jerry Calà era fisso, cioè, ma tutti quanti. E poi c'è, fai conto, una forma di gente depressa, purtroppo. E noi facevamo un po' come ho detto, telefono amico, e cercavamo di elargire stupidate più che potevamo, insomma. Di notte c'è più verità? Cioè, di notte, le persone tirano fuori di più quello dormono, che sono? Non dormono, tu non hai idea. Ah. La signora che dice, sto facendo la pasta asciutta perché sono le 3 di notte. Ma se no non dormo, non so che fare. E noi, prendi la pastiglietta. No, la pastiglietta no. E niente. La pasta asciutta. No, veramente, cioè, fanno la notte, è viva, molto al sud è vivace. E l'età media di quelli che telefonano? Come? 60, 70, 80. Cioè, non è, cioè, i giovani sentono le discoteche, le cose, però molti giovani che tornano dai concerti, col papà che va a prendere le ragazzine, molto divertente, davanti alle discoteche, e purtroppo mi tocca mia figlia, dice, sono qua da 3 ore, non esce, dalle 6:45, cioè, ragazzi, tra papà siamo lì che ci chiacchieriamo, chiamava di tutto proprio. Ma la notte, oltre a tutto questo che abbiamo detto, ci sarebbe anche il materasso. Allora finiamo così con il materasso. Vai con il materasso, vai! È giusta la poltrona per chi vuole far salotto. E chiacchierare. Chiacchierare. Fantastico il divano, per stare qui sdraiati avanti alla TV. Pronti? Sfuggire l'occasione, ma la notte sì. Grazie Silvia. Ciao. Grazie. Ciao.